Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dedicato a Super Nintendo Mini. Allora, siamo oggi il 30 di settembre, il giorno in cui sto registrando questo video, ma ieri, il 29 settembre, era appunto il day one di questa mini console di Nintendo, che è uscita esattamente a un anno di distanza dal Mini NES, che tanto ha destato scalpore da una parte per la bontà del prodotto e dall'altra per la schifezza degli speculatori che l'hanno resa una console introvabile. E quindi a un anno di distanza, invece di decidere di ripubblicare altre copie del Mini NES, che comunque faranno il prossimo anno, Nintendo ha deciso di seguire la linea cronologica delle sue console e quindi ci troviamo di fronte a Super Nintendo Mini. Super Nintendo Mini che, secondo me, può essere definita a tutti gli effetti una console, perché sento che molte persone non amano troppo definirla in questo modo. È una console che ci permette in via ufficiale, tramite un prodotto ufficiale Nintendo con titoli su licenza, di giocare 21 titoli del parco titoli della libreria del Super Nintendo. E 21, in realtà sono 20 più 1. Perché dico 20 più 1? Perché quel gioco che è, lasciato dire, legato in solitaria, è un'esclusiva, ovvero Star Fox 2. Star Fox 2, che non è mai uscito in via ufficiale su Super Nintendo, è un gioco che però è stato interamente sviluppato in quell'epoca, nel 1996, e che non vide mai la luce per un motivo molto semplice, per farla breve, perché stava uscendo PS1. PS1 che veniva presentata come una console rivoluzionaria per i suoi effetti 3D, per, insomma, per tutto quello che si portava dietro, quello che avrebbe presentato, e quindi quegli effetti di Star Fox 2 strabilianti, che venivano presentati come strabilianti all'epoca, non lo sarebbero stati così tanto in corrispettivo a quello che avrebbe poi portato PS1, e quindi decisero poi di non far uscire mai Star Fox 2. C'è una versione bootleg che si poteva giocare, però insomma la via ufficiale non si era mai voluto giocare. Lo giochiamo adesso per la prima volta su Super Nintendo Mini. Super Nintendo Mini che vi faccio vedere adesso un pochino come si presenta. Non vi ho fatto l'unboxing semplicemente per un motivo, perché nella home page, nel giorno del lancio, avevo tipo 20, 30, 40 unboxing di Super Nintendo Mini, e quindi non mi sembrava a caso di andare ad aggiungere altra carne al fuoco. Cioè, mi sembra che oramai l'unboxing si sia visto, non c'è niente di particolare all'interno. Però una panoramica della console, della sua interfaccia, di quello che ci presenta, secondo me vale la pena farlo. Allora, abbiamo detto che abbiamo 21 giochi, e adesso vi faccio vedere quali sono. Andiamo a vedere un pochino le poche, tra l'altro, impostazioni che si possono andare a pacioccare. Allora, innanzitutto abbiamo alcuni filtri grafici in visualizzazione qua sopra. Abbiamo tre filtri grafici, esattamente come capitava con NES Mini, se non ricordo male, in cui possiamo andare a modificare appunto il layout. Tubo catodico, che crea, diciamo, quell'effetto pixelloso con le bande orizzontali tipica dei vecchi tubi catodici dell'epoca, per chi alla mia età più o meno si ricorderà sicuramente quell'effetto sfarfallio abbastanza fastidioso, effetto 4 terzi e l'effetto risoluzione originale, che è quella che tengo io. E poi possiamo andare ad aggiungere, siccome il gioco sarà in 4 terzi ovviamente, non hanno stretchato a 16 anni perché sarebbe stata una vaccata immonda, siccome abbiamo appunto il gioco in 4 terzi, di fianco avremo delle bande che di default rimangono nere, ma noi possiamo decidere di applicare una cornice per, insomma, rendere il tutto più gradevole. Ce ne sono svariate, parecchie tra l'altro, effettivamente. Alcune sono fisse, se non ricordo male, alcune sono animate. Adesso ne mettiamo una che ancora non ho provato. Proviamo questa qua, anzi, mettiamo questa che mi aggrada particolarmente. Così vediamo anche come si presenta. Quindi effetti di visualizzazione abbiamo semplicemente questi, niente di particolare. Poi abbiamo le opzioni. Nelle impostazioni possiamo andare a mettere la spunta su alcune opzioni, come filmati del giocatore, filmato automatico e riduzione del burn-in. E poi possiamo chiaramente fare la formattazione della console riportandola alle impostazioni iniziali, quindi cancellando salvataggi, save point, eccetera eccetera. Questo è. Poi abbiamo, ce la fai? Ok, perfetto. Possiamo andare a selezionare la lingua. Noi chiaramente selezioniamo l'italiano, ma quante ne abbiamo? Ah, solo queste qua. Ok, sono 8 lingue. Perfetto. Abbiamo le informazioni legali, chiaramente, e i manuali. Manuali che appunto tramite il codice QR consulta i manuali dei giochi e altro materiale informativo su un dispositivo smart o PC. Quindi, scansionando il codice QR, potremo andare a vedere tutti i manuali dei giochi. Non l'ho ancora provato, ma se fosse la scansione dei manuali originali,
e beh, sarebbe una gran figata, sarebbe veramente una gran figata. Non so se sarà così, lo proverò e poi magari vi farò sapere tramite un post da qualche parte. E poi abbiamo l'elenco dei giochi. Andiamo a vedere velocemente che giochi abbiamo e poi andiamo a provarne qualcuno per vedere anche un pochino le cose che si possono fare. Vedete già lì sotto c'è scritto punti di sospensione, eccetera, quindi c'è qualcosina da spiegare. Allora, veloce ricapitolo dei giochi. Contra 3 di Alien Wars, nonché con Country, qua manca il 2 e il 3, grave mancanza. Airbound, gran gioco. F-Zero, Final Fantasy 3, che sarebbe Final Fantasy 6, il nostro Final Fantasy 6, Kirby Superstar, Kirby's Dream Curse, che è un gioco che non apprezzo troppo, però c'è Mega Man X, gran figata, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, eccolo qua, dopo lo andremo magari a provare un attimino per vedere com'è, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, titolo lunghissimo, Super Castlevania 4, mamma mia che figata. Tra l'altro sotto a ogni gioco potete vedere che c'è anche l'indice se il gioco supporta uno o due giocatori, e poi c'è l'altro simbolino che ora sinceramente non mi sovviene che cosa voglia stare a rappresentare, il simbolino della matita con la cartuccia, ah perché forse, ah sì, ora ricordo, perché il gioco ti permette di sia salvare il gioco con i punti di sospensione, quindi delle specie di save state, che adesso vi farò per vedere come funziona, oppure tramite i salvataggi classici delle cartucce, perché per esempio Secret of Mana aveva la batteria tampone, quindi si poteva salvare direttamente sulla cartuccia, quindi alcuni giochi supportano sia i save state che il salvataggio legit, diciamo. Poi, appunto, Street Fighter, Super Castlevania 4, Super Ghosts and Ghosts, le madonne, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, questo me lo voglio assolutamente giocare, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out, The Legend of Zelda Link to the Past, mamma mia, Yoshi's Island, e questi sono tutti i 21 giochi. Ora, noi ne faremo partire uno a casaccio, ma uno proprio a casaccio, tipo Super Castlevania 4, che mi piace particolarmente. Start. E iniziamo. Innanzitutto potete vedere che abbiamo la cornice di fianco. Questa non è animata, quindi questa è fissa, ma ce ne sono alcune che sono animate, quindi con lo sfondo che si muove leggermente. Meno male che non hanno strecciato l'immagine, hanno lasciato a 4 terzi, perché avrebbero snaturato completamente il senso di, insomma, il senso di giochi. Ora ho lasciato risoluzione originale, in modo da non modificare troppo il fastidio grafico. E iniziamo Super Castlevania 4. Allora, qua, vabbè, il gioco in sé per sé, i giochi in sé per sé sono esattamente le controparti fedelissime di quello che abbiamo visto su Super Nintendo, su Virtual Console, eccetera. Quello che però possiamo fare è, ora mi alzo un secondo, premendo il tasto reset sulla console, ora lo faccio, possiamo tornare al menu principale e effettuare dei punti di sospensione. Premendo il tasto giù potremo andare a effettuare, tramite poi la pressione del tasto Y, il verde sul pad del Super Nintendo, dei save state. Possiamo farne fino a 4 per ogni gioco e quindi creare dei punti di sospensione da cui ripartire una volta che avremo spento e riacceso la console. Ma non è tutto, perché possiamo ancora fare una cosa ancora più figa. Ci danno la possibilità di, adesso deve ripartire perché io ho premuto Start invece di ritornare al gioco, c'è anche una bellissima funzione, la funzione Rewind. La funzione Rewind che cos'è? È una funzione che di gioco in gioco cambia di entità, ma che ci permette di fare sostanzialmente che cosa? Di tornare indietro nel tempo e, diciamo, rimediare a qualche vaccata che magari abbiamo commesso. Ora vi faccio vedere come funziona. Super Castlevania 4 è un gioco che, diciamo, si presta molto bene alla spiegazione di questa dinamica. Ora vi faccio vedere una bella cosa. Adesso noi siamo qua, arma secondaria, entriamo nel castello e vi faccio vedere subito come funziona. In realtà potete farvelo già vedere adesso, ma vi voglio dare modo di capirlo bene. Entriamo nel castello, opponiamo resistenza. No, non opponiamo resistenza ed entriamo nel castello. Ora, noi siamo qua dentro. Innanzitutto, vedete, cogliamo l'occasione per farvi vedere quanto sia bello rigiocare questi titoli in maniera legittima, perché poi alla fine abbiamo dei giochi su licenza, quindi è un'emulazione legittimata dal fatto che abbiamo speso 80 euro. Ok, siamo qua dentro. Ora, noi qua avremo sicuramente dei nemici che verranno a romperci le palle. Facciamo finta di essere incapaci e di farci colpire malamente. Mettiamo che abbiamo solo più un'attacca e che questo colpo sancisca la nostra fine. Colpiscimi. Questo non mi colpisce perché è quello iniziale e ci lascia stare. Ma se noi gli andiamo contro, ci avrebbe ucciso, tra l'altro toglie 3 tacche ogni colpo. Che cosa possiamo fare noi? Tasto reset. Premiamo il tasto giù e con la modalità Rewind
possiamo andare a tornare indietro, in questo caso fino a 50 secondi prima, e decidere il punto in cui ricominciare. Noi qua troviamo il punto in cui ci ha colpito, che qua è già troppo avanti. Questo è il punto in cui noi gli siamo andati incautamente incontro, esattamente. Noi torniamo leggermente indietro, qua, e ricarichiamo il salvataggio, una specie di salvataggio temporaneo. Ed è una figata questa cosa, soprattutto in giochi platform tipo questo, che richiedono tempismo e insomma tanta bravura. Lo sbaglio è sempre dietro l'angolo. Ecco, una modalità del genere torna veramente quanto mai utile. Magari torna molto meno utile in giochi come Super Mario RPG, piuttosto che Bound, eccetera, anche se anche lì potrebbe tornare utile, magari nelle boss fight o quando magari si è perso un oggetto fondamentale. Però, insomma, tanta roba. Tanto qua mi viene una voglia di rigiocare questo titolo in una maniera impressionante. Molto probabile che vi faccia un let's replay di questo gioco, perché adesso che ce l'ho qua disponibile ho una voglia matta. Tra l'altro ieri sera ho provato la console per vedere, cioè ho collegato la console per vedere com'era, e sono di nuovo rigiocato dall'inizio alla fine Super Castlevania 4, perché è uno dei giochi che potrei giocare una volta al giorno, non mi stufa mai. E quindi questo è tutto quello che si può fare. Si può ancora fare qua nel menu, tramite la pressione del tasto Select, ordinare i giochi per giocatori, per giocati di recente, numero di utilizzi, data di uscita, insomma per un po' di roba. Noi lasciamo titolo, ok, almeno li troviamo. E adesso, nel momento in cui andremo adesso a giocare a qualcosina di soft, tipo Mega Man X, no, Mega Man X abbiamo giocato 50.000 volte, giochiamo, però voglio un gioco che inizia subito, Mega Man X, perché sennò poi ci mette 3 ore, e ho sbagliato a premere il tasto, dovevo premere il tasto rosso, il tasto A, perfetto, iniziamo. Andiamo appunto a parlare, mentre giochiamo un po' così, in maniera molto scanzonata, andiamo a parlare un pochino di questo SNES Mini. Allora, SNES Mini che è una console che onestamente come progetto, esattamente come il Mini NES, ho apprezzato tantissimo. Io vedo un po' di, diciamo, un po' di ostilità nei confronti di queste mini console, quasi come se Nintendo o chi per lei, insomma ci sono anche console tipo Sega Mega Drive Mini, Atari, Flashback che deve uscire, eccetera. Quasi come se queste compagnie ci vogliono sonoramente inculare con queste operazioni. Io non ne vedo necessariamente delle operazioni mirate a questo, ovvero sicuramente sono operazioni che puntano sulla nostalgia dei videogiocatori e quindi soldi facili, però sono prodotti che possono tornare utili per svariati motivi, secondo me, non semplicemente per fare cassa, ma possono essere molto utili anche ai videogiocatori. Esempio, sicuramente tornano utili ai collezionisti, perché sono prodotti che un buon collezionista brama sicuramente, anche solo per averlo e poi magari non giocarci mai, ma il collezionista è fatto così, tende a spendere soldi in maniera così un po' improbabile, senza curarsi troppo di ciò che compra. Però sono prodotti che secondo me tornano molto utili anche per coloro che magari vogliono recuperare una console con dei giochi molto semplici da giocare, perché non dimentichiamoci che questa è una console plug and play, cioè colleghi il cavo USB direttamente al televisore, il cavo HDMI e giochi, è una libreria giochi di tutto rispetto, pronta all'uso, senza la cosa di, ovviamente dici, il gioco giocato direttamente su Super Nintendo è molto meglio, grazie al cazzo, Super Nintendo originale, cartuccio originale di Mega Man X, mille volte meglio per la, diciamo, per chi lo sta giocando mentalmente. Nella pratica è la stessa identica cosa, però non dimentichiamo il fatto che appunto essendo una console plug and play ci elimina tutta quella rottura di palle di collegamenti, cambio cartucce. Non dimentichiamoci che queste sono console che andavano bene su console su tubo catodico, quindi collegarle a un televisore HD non è la cosa sempre più semplice del mondo, e spesso la resa grafica non è delle migliori, quindi insomma giocarli in questo modo potrebbe tornare molto utile. Dato qua abbiamo farmato una vita come se non vi fosse un domani, quindi può tornare molto, stavo morendo, molto utile anche per chi ha le console originali ma vuole giocare in maniera molto più semplice. Può tornare utile perché cosa? Io stasera, per esempio, vi porto un piccolo esempio, andrò a mangiare da mia sorella e faremo una serata retro, porto Super Nintendo Mini e ci spacchiamo a merda stasera, in maniera molto molto semplice, cosa che con Super Nintendo sarebbe molto più complicata, non dico impossibile, ma più elaborata, no?
E quindi insomma, io tutta questa reticenza nei confronti di Super Nintendo Mini, ma anche del NES Mini l'anno scorso, la vedo un po' forzata, un po' per forza, un po' hipster, nel senso un po' volutamente polemica. E quindi, tanto qua affrontiamo Vile, anzi non lo affrontiamo perché è una battaglia farlotta. E quindi tutta questa scontrosità nei confronti di Super Nintendo Mini o del NES Mini dell'anno scorso la trovo un po' forzata, perché in realtà sono prodotti innanzitutto di ottima fattura, perché a livello insomma di console in sé per sé è ottima, l'emulazione è perfetta, il feeling del pad è esattamente identico a quello originale, e questa è una cosa da non sottovalutare, perché molti dicono che ma i giochi te li puoi emulare su PC o li puoi giocare con un Raspberry. Questo cazzo di Raspberry hanno rotto le palle, perché sembra che hanno scoperto la cosa più avveniristica del mondo. Questo è vero, li puoi giocare in tanti modi differenti, però potrei giocare con un pad fedelissimo all'originale, praticamente identico all'originale, come tatto, come proprio come risposta di comandi, è un'altra cosa. Non diciamo cavolate. Poi adesso veramente questo Raspberry lo sento nominare di continuo, sembra che le persone abbiano scoperto l'acqua calda. Questa possibilità di crearsi questa console, tra virgolette, esiste da una vita, non è che è una cosa che è nata adesso, e tra l'altro sono entrato in questo livello che non volevo, volevo entrare ancora di Chill Penguin, vabbè, facciamo Launch Octopus. E quindi insomma c'è sempre questa voglia un po' di polemizzare a tutti i costi. Io non ce la vedo una necessità, onestamente, perché secondo me Super Nintendo Mini è un'ottima console. E tra l'altro mi stanno settando male. Io volevo tornare nel menu principale, si può? No, non posso, perché devo prima finire una volta il livello per poterlo fare. E quindi insomma un po' dispiace leggere queste cose. Una cosa che mi dispiace anche soprattutto, legata a questo Super Nintendo Mini, ma in generale di tutti i prodotti che creano un certo hype e che spesso vengono preordinati, è vedere quanta speculazione ci sia attorno a questi prodotti. Super Nintendo Mini per fortuna è un gioco che non avrà problemi di distribuzione e di reperibilità come ha avuto SNES Mini, perché Nintendo ha imparato dai suoi errori passati e quindi ha prodotto molte più copie di Super Nintendo Mini. Non ci sarà mai il pericolo di rimanere senza, quindi se volete recuperare Super Nintendo Mini, non l'avete ancora fatto perché non l'avete preordinato, non vi preoccupate, non ci sarà alcun tipo di problema a reperirlo più avanti. Non cadete in tentazione di affidarvi a qualche speculatore del cazzo che lo propone a 120, 130, 150, 300 euro già visto su eBay. Lasciate perdere, perché tutte queste persone che hanno comprato questi Super Nintendo Mini riempendosi la casa pensando di fare gli affaroni rimarranno sonoramente inculati, perché non ne venderanno nemmeno uno, fortunatamente per loro. Ahia, punte. Fortunatamente per noi e sfortunatamente per loro, volevo dire. Quindi insomma, non ci sarà pericolo su questo senso, perché insomma di Super Nintendo Mini ce ne sono i negozi e le catene di elettronica piene strapiene, quindi non vi preoccupate. Ora poi riuscirò a non morire, forse sì. Tanto questo è uno dei nemici più fastidiosi dell'intero gioco, ok, per il punto in cui si trova. E niente, quindi insomma questo era un po' quello che volevo dire essenzialmente, parlare un pochino del prodotto in sé e per sé e dell'aspetto speculativo che va evitato se possibile. Non vi preoccupate, perché vedo alcune persone che mi dicono ma dove posso trovare il Super Nintendo Mini? Non ti preoccupare, cioè ovunque vai, un Auchan, un Carrefour, GameStop, Media, un Euro, si troveranno ovunque, non c'è nessun tipo di problema. Tanto qua possiamo distruggere questa imbarcazione. Adesso mi è venuta una voglia matta di rigiocare Mega Mix, per esempio. Sono molto utili questi accrocchi anche per videogiocatori come me, che questi titoli li hanno già giocati milioni di volte, ma che avere la possibilità di poterli rigiocare così ti fanno perdere di nuovo la vita sociale, perché adesso io lo vorrei rigiocare di nuovo buona parte di questi titoli anche se li ho già giocati mille volte. Però alcuni titoli, per esempio come Earthbound o come Secret of Mana o come A Link to the Past, che sono titoli che tendenzialmente richiedono un forte sforzo economico per essere giocati in via ufficiale, perché vedo molte persone che dicono vabbè, ma te i giochi su console originale è molto meglio. Certo, è molto meglio, ma non tutti si possono permettere al giorno d'oggi di effettuare un collezionismo malato come quello che ci viene propinato in questi ultimi anni, ovvero
giochi sparati a 200, Airbound probabilmente non ci bastino 500 euro. Quindi non tutti possono permettersi di effettuare un collezionismo malato di questo genere, quindi console di questo genere tornano sicuramente molto utili per tutti i giocatori medi, normali, insomma, che gente che magari può anche spendere per i 500 euro per un gioco, ma non se la sente. Io onestamente, se devo dirla tutta, potrei magari spendere 500 euro per Airbound, mettendomi soldi da parte, certamente, però mi sentirei veramente un disagiato mentale a spendere tutti quei soldi. Ok, collezionismo, tutto quello che volete, ma sono troppi soldi. E quindi insomma, questi sono degli ottimi compromessi secondo me. Oh, io sto blaterando tanto giusto per dare modo di vedere un pochino la console in funzione. Qua mi ha trovato pure un collezionabile che allunga la vita. Però sostanzialmente quello che volevo dire era questo: farvi vedere un pochino la console com'è nella sua forma interna e parlarvi un pochino di alcuni aspetti. Quindi niente, il discorso su Super Nintendo Mini può dichiararsi concluso qua. A tutti gli effetti non c'era molto da dire in effetti, però ci tenevo a dire la mia, farvi vedere un pochino la console al suo interno, come si presenta. Fatemi sapere se anche voi avete preso il Super Nintendo Mini, se vi siete fatti attrarre da quel fascino collezionistico di questa console, ma non solo, anche dal fascino puramente ludico, perché ti permette di giocare in maniera semplice a tantissimi titoli storici. E tra l'altro, notizia ufficiale, si potranno aggiungere titoli esattamente come abbiamo fatto col Mini NES, con lo stesso identico programma che abbiamo utilizzato l'anno scorso. Ora non ricordo come si chiama, ma è un programmino molto molto basilare. Collegando la console col cavo USB al PC si entra in una sorta di modalità debug e si aggiungono le ROM dei giochi, si possono aggiungere le immagini appunto di copertina e mettere le informazioni eccetera, quindi aggiungere tutte quelle perle che non sono state ingiustamente inserite. Vedi, per esempio c'è Donkey Kong Country ma manca il 2 e il 3 ed è abbastanza una vergogna. Qua dove c'è la C, qua ci dovrebbe essere un signor Chrono Trigger, che è una vergogna che non abbiano inserito, e così come loro tanti altri titoli che mancano. Quindi non si può neanche considerare secondo me hacking, secondo me è considerabile buon senso, perché non mettere certi titoli è abbastanza indecente. Una cosa che avrebbero voluto fare, siccome hanno lasciato volutamente la console aperta, perché nel momento in cui hanno scoperto che Mini NES è stato bucato al lancio, avrebbero potuto col Super Nintendo Mini ovviare a questa cosa, o perlomeno cercare di rendere l'hardware leggermente più difficile da penetrare. Non l'hanno fatto, hanno lasciato l'hardware esattamente, hanno preso l'hardware di Mini NES e gli hanno cambiato scocca, punto, perché questo è. E quindi hanno voluto lasciare l'hardware volutamente aperto. Nel momento in cui l'hanno lasciato aperto, perché non dare la possibilità di collegare per esempio la console al proprio profilo Nintendo e magari aggiungere titoli che già abbiamo comprato su Virtual Console, oppure possibilità di collegarsi all'eShop, di comprare giochi magari a prezzo scontato, siccome abbiamo comprato Super Nintendo Mini, e aggiungere i giochi direttamente alla libreria? Perché non ci siamo arrivati a questa cosa? Sarebbe stata una cosa tanto basilare. E non è che i videogiocatori non l'abbiano chiesta questa cosa a gran voce, l'hanno fatto, purtroppo queste voci non sono state ascoltate. Sono state ascoltate però per fortuna quelle legate alla lunghezza del filo del pad, che l'hanno fatto leggermente più lungo. Siamo intorno al metro più o meno di lunghezza, più o meno, sì, un metro qualche cosa, a differenza di quello del Mini NES, che era veramente imbarazzante, era veramente imbarazzante. Meno male che almeno questa cosa l'hanno ovviata. E niente, fatemi sapere nei commenti se avete appunto preso Mini SNES. C'è qualche gioco tra questi qua che vorreste vedere magari? Io sono molto intrigato nell'iniziare qualcosa che non ho mai giocato. Vedi per esempio Super Mario RPG? Non mi dispiacerebbe, sono sincero, non mi dispiacerebbe. Ma anche un bel Secret of Mana, che ho giocato ma che è tanto tempo che non gioco. Niente ragazzi, per non farci prendere troppo dalla nostalgia, qua conviene chiudere il video. Niente, io vi ringrazio per aver visto questo video qua. Come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se ne avete voglia, a iscrivervi al canale e a seguirmi anche sui vari social che trovate qua in descrizione, come per esempio il canale Telegram legato alle offerte, alle promozioni, ai pre-order che ho aperto da poco, in cui cerco di tenervi aggiornati sulle migliori offerte che trovo in giro per negozi e online. Quindi tenete d'occhio quella pagina. Noi ci salutiamo e niente, ci vediamo prossimamente con un nuovo video, probabilmente di un gioco SNES, perché adesso sono presissimo bene. E niente, alla prossima ragazzi, ciao ciao.